ragazzi e bentornati sul canale Art. Siamo arrivati a un nuovo episodio di MotoGP nel quale svolgeremo, cercheremo di non sfigurare troppo, il Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno. Come sono andate le prove libere e le qualifiche? Chi mi segue anche su Twitch lo sa, non sono andate benissimo. Prime qualifiche, prime prove libere sul bagnato andate alla grande, poi sull'asciutto abbiamo perso tanto e non lo so perché. In ogni caso ci siamo classificati non a posizione e dobbiamo cercare di non perdere troppi punti, come è già successo nel Gran Premio di Catalunya, dove però in ogni caso siamo andati abbastanza bene. In gara tiriamo sempre fuori quel qualcosina in più che ci garantisce di non fare figure di merda. Benvenuto a tutti gli appassionati di motori che si sono collegati qui con noi a Brno per assistere al Gran Premio della Repubblica Ceca classe Moto2. Come potete intuire dalle immagini che vi arrivano dal tracciato, ci aspetta una corsa all'insegna del bel tempo. Un'altra cosa che vorrei dire alla Milestone è di cambiare queste frasi che sono le stesse da 8 anni, ma va bene così. Come potete vedere, ragazzi, abbiamo l'asfalto a 38 gradi. Noi in qualifica abbiamo usato un assetto con una delle due gomme dura e quella gomma che era sul più morbido invece si surriscaldava. Avevo deciso pertanto di di utilizzare un assetto con doppia dura sia avanti che dietro, ma non so a questo punto quanto possa convenire visto che la temperatura dell'asfalto si è abbassata. Io partirei con la doppia dura, poi vediamo. Ci spostiamo con le telecamere sulla griglia di partenza dove tutto ormai è pronto. È sempre difficile fare pronostici per una gara di Moto2, ma i piloti inquadrati in questo momento sembrano decisamente i favoriti. Allora, come potete vedere, ci ha resettato tutto, quindi andiamo a caricare l'assetto. Dove Brno? Eccola qua. Come consumi? Allora, vedete infatti che era rimasto un po' l'assetto della qualifica. Abbiamo una gomma dura per il davanti e due gomme dure per il di dietro e noi le montiamo entrambe. Dovremo fare 5 giri di questo circuito che è bello, sì, ma a me non è mai piaciuto più di tanto. E partiamo subito, dai. Vi faccio vedere la classifica. Prima posizione per Marini, Baldassarri, Luthi, Schrotter, Fernandez, Dalla Porta. Anche Luthi con doppia dura. Bastianini, Canè, noi. Poi passano troppo velocemente in avanti, ma vabbè. Comunque abbiamo visto che la doppia dura non è stata una scelta bistrattata dagli altri. Anche un paio di piloti, tra cui Luthi, ha scelto di utilizzare la doppia dura. Raffini addirittura dietro parte con la morbida, ma era naturale che dovesse osare visto che parte in ultima posizione. Pochi attimi all'inizio della gara, mentre nella mente dei piloti parte il conto alla rovescia per l'inizio del Gran Premio della Repubblica Ceca qui a Brno. Pronti a questa partenza della Moto2, cerchiamo di staccare bene. Pensavo di essere scattato in anticipo, invece no. Invece è stata... No, secondo me c'è stato un bug, ragazzi, perché... Boh, a me era sembrato di essere scattato in anticipo. Ero già pronto a ripartire. Vabbè. Siamo in prima posizione, immeritatamente, direi. E dai, Marie, ma che cazzo? E niente, ci deve prendere. Sì, cazzo chiedi scusa, zio. È lui che ti è venuto addosso. Largo Marini. Marini si è preso un'imbarcata, a quanto pare. Ci sono Marini e Luthi, minacciosissimi. Dietro di noi. Marini arriva lungo. E questa è una notizia, perché Marini è in lotta per il titolo, come lo è Luthi. Cerchiamo di tenerci stretti, ragazzi. Qua la strategia è la stessa che adottò Valentino con Stoner. Non dobbiamo farli andare davanti, perché se qualcuno va davanti scappa via. Girano più forte di noi. Guarda Marini che è tornato su. Ora ci scommetto che qua ci prova. E allora io mi sposto un po' più interno. Abbiamo fatto la cagata del secolo invece. Forse no. Attenzione che siamo usciti fortissimo.
Marini e Ruti sono passati davanti adesso. E secondo me adesso scappano. Guarda quanto motore hanno in più. Dentro su Luti. L'ho visto slittare all'anteriore lo svizzero. A differenza di quanto sta succedendo in questo gioco, Luti è tornato in Moto2, ma risultati niente finora. Forse si deve riabituare alla moto. Guarda quanto mi danno in un'accelerazione dalle curve. No, Fernandez no. E che cazzo, levati dalle palle. È Lowe's, non è Fernandez. E allora può anche passare, perché Lowe's non è in lotta per il titolo. Ma io voglio tenermi questo podio, o forse addirittura andarla a vincere questa gara, perché comunque Luti e Marini sono qui, non sono andati da nessuna parte, a differenza di quel che pensavo. Però vedete, in uscita dalle curve lente, quanto soffriamo. Veramente mi viene il terrore di pensare al Red Bull Ring. Mi viene veramente il terrore. Quando ci penso mi vengono i brividi, perché sicuramente soffriremo tanto. Marini e Luti e Ferri Corti adesso. E siamo usciti male dalla curva. Occhio che Lowe's e Schrotter ci proveranno sicuramente. E invece no, perché tiriamo una bella staccata. Marini e Luti stanno scappando via, ma non così velocemente come credevo. 2.00.08, giriamo con lo stesso ritmo che avevamo dimostrato in qualifica, ma sono loro che hanno rallentato a quanto pare. Un po' largo, vabbè, ce la teniamo così. Occhio che mancano 3 giri alla conclusione, può ancora succedere di tutto, compreso che noi arriviamo lunghi in una curva e facciamo passare Schrotter. Schrotter è passato, ora sicuramente si andrà a ricongiungere con i primi due. Ho sbagliato la staccata, è caduto Nagashima. Attenzione, questo è un colpo per i mondiali assurdo, perché Nagashima era o in terza o in quarta posizione. Caduto anche Bulega, secondo me si sono presi a questo punto. Oppure Nagashima cadendo l'ha tirato giù anche Bule. Dentro su Schrotter, che però chiude bene. Noi addirittura siamo andati sul cordolo per provarci. Prossimo giro a fionda, ragazzi. Miscela 2 e si prova. Dentro! Oh, cazzo! Ho esagerato. In realtà ci stavamo abbondantemente, solo che ho visto Schrotter che iniziava a piegare e ho detto, mo me lo trovo dentro. Tanto l'abbiamo risuperato. Con una spallatina anche. È amichevole. Attenzione, Luti e Marini. Di nuovo i ferri corti. E stanno rallentando entrambi. Quindi questo è un buon momento per superarli. Secondo me stavano usando la miscela grassa, Secondo me stavano usando la miscela grassa. Oppure... sì, vedete Luti in allungo quanto ha perso. Stavano usando la miscela grassa e adesso l'hanno finita. Ora se la stanno conservando per il finale. Ricordiamo che Luti è su doppia hard come noi. Marini in accelerazione si riporta davanti. Un po' un momento confusionale della gara. Chi cazzo è questo? Bjerke, da dove è uscito? Passiamo all'interno, all'esterno, non si sa.
dentro comunque. Che gara, ragazzi, sta uscendo fuori un garone. Marini a portata di schioppo. Ci proviamo. Mamma mia, un po' largo. Le abbiamo dato una spallatina. Amichevole sempre, eh? Siamo stati fortunati lì a non aver la penalità. Marini adesso scappa. Marini adesso prova la fuga. Non ha capito nulla Marini. Si gira in curva, tra l'altro, cosa che un pilota non farebbe mai. Seconda marcia. Io ci sto provando, raga, ma Marini è veramente veloce. Bezzecchi! Bezzecchi nelle seconde metà di gara viene fuori fortissimo. Da dove è arrivato? Questa è come la Spagna, raga. Come la Spagna, uguale. Ultimi due giri esce Bezzecchi e poi ci tampina. E dai, ma che cazzo? Ma ci ha falciato! Cioè, ci ha letteralmente falciato, raga. Ci ha falciato. Allora, già sta curva ci è arrivato addosso. Ci ha falciato. No, l'intelligenza artificiale, Anna, tutto quello che vuoi, però non funziona. E di nuovo. Allora, Marini è scappato via, come al solito, nella seconda parte di gara le Kalex fanno la differenza. Però cazzo, Bezzecchi ci ha falciato. Ezze, ciao. Scusa, gomma dura, ma dove? Possiamo ancora sperare, ragazzi. Se Marini cade, lo superiamo. Sembra brutto da dire, ma nelle moto funziona anche così. Sta buono Bezzecchi. Attenzione che forse un pochino ci stiamo riavvicinando a Marini. Larghino qua. Abbiamo chiesto troppo al nostro anteriore. Peccato, stavamo girando bene, raga. Se Bezzecchi non ci avesse fatto perdere tempo, forse ce l'avremmo fatta. Attenzione, Marini si è preso un'imbarcata assurda adesso. Comunque la soluzione doppia hard ha funzionato. Mai stato in crisi di temperatura o di tenuta. Tra l'altro ci eravamo avvicinati parecchio a Marini, eh. Addirittura arriviamo a fionda. Però se avessimo avuto un altro giro saremmo arrivati davanti. Però ci accontentiamo di questo secondo posto, che qua è oro. Tra l'altro abbiamo fatto il giro più veloce della gara in 59.8. Manco in qualifica ho girato così. Della gara Moto 2 appena conclusa. E allora tiriamo un po' le somme da questa gara. In questa gara abbiamo capito che dobbiamo essere un po' più aggressivi nei sorpassi. Perché quando siamo poco aggressivi, che non vogliamo toccare gli altri, è vero, non ci danneggiamo, ma gli altri reagiscono subito. Se invece li tocchiamo un pelino, insomma, vanno un po' più sumiti i consigli. Marini supera Bezzecchi in campionato e Luti, Baldassari e Fernandez invece perdono punti. Io prima avevo detto che Nagashima era in lotta primordiale, ma in realtà
era a 120 punti di svantaggio, adesso è a 154 con la caduta. Quindi va bene così, va bene così. Non, avevo detto una cazzata, mi ricorda come se fossi un po' più avanti. Va bene, va bene. Allora, nel mondiale costruttori lo Sky risorpassa il nostro team. Non che ci volesse tanto, visto che sono solo io. È stata una bella gara, bella combattuta. Questo secondo posto regala 20 punti per la classifica del campionato e la certezza di essere competitivi anche per le prossime gare. Eh sì, vabbè, ormai siamo una certezza là davanti, per quanto possiamo fare delle qualifiche disastrose, poi ci riprendiamo durante le gare. Adesso dovremmo aver accumulato abbastanza punti per fare un altro sviluppo in qualche altra area. Onestamente andrei a sviluppare il telaio, che è molto importante oltre che il motore, anche se il motore ci darebbe più spinta ai bassi, ma io credo che sia un problema di telaio il fatto che non riusciamo ad accelerare in uscita di curva, onestamente. Vabbè, allora, altri 5.000 crediti per noi. Siamo i primi della classe più sottopagati della storia. Ecco, adesso arriva il Red Bull Ring. Ci hanno offerto un contratto questi team qua, però lo sapete che io andrei sulla fondazione dei nuovi team. Ci hanno offerto anche per la Hertz, qui terzo posto in campionato. Oh, Kriyama. In realtà cambia poco come prestazioni. Sì, tutti i team hanno le stesse prestazioni. Le proposte ricevute, tra due settimane arriva quella di Yamaha. Al prossimo GP dovremmo decidere, ragazzi, perché poi i contratti scadono. Vedete che soprattutto quello della Moto2 scade tra 3 settimane e la proposta arriva tra 2, quindi poi non avremo il tempo per ritrattare. Dai, va bene, allora noi vediamo per quanto riguarda lo sviluppo, ragazzi. Andiamo sul telaio stavolta. Sì, abbiamo sviluppare, possiamo sviluppare miglior percorrenza, maggior piega, riduzione consumo gomma posteriore. Allora, io andrei a sviluppare forzellone, un intervento volto a migliorare la maneggevolezza e la velocità in percorrenza curva. Io andrei a sviluppare questo. Tiè, vai, tutti quanti. Sì, 15 settimane, vai. Ok, possiamo sviluppare anche... sì, sti cazzi. Possiamo sviluppare anche qualcos'altro? No. Vediamo sul motore. Neanche. Va bene, ragazzi, allora l'episodio si conclude qua. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Mi raccomando, lasciate like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Un bacione, ragazzi, alla prossima. Ciao a tutti.